E questa è la foce del torrente San Marco, torrente che ieri sera ha praticamente esondato. Stamattina qui alla foggia tanti residenti che vengono durante la stagione estiva che sono venuti a fare la conta dei danni. Dove proprio arriva a sfociare il torrente c'è un'abitazione le cui fondamenta praticamente ormai iniziano ad essere sempre più erose. Qui invece, proprio dove sfocia il torrente, prima insisteva una strada. Abbiamo parlato con alcuni residenti di Contrada Foggia, ben consapevoli dei rischi che si corrono da queste parti, ma che invitano alla pulizia dei torrenti che non viene effettuata ormai, si può dire, quasi da decenni. Quali sono i danni in questo caso all'abitazione? All'abitazione, tutti i mobili, i quali ci sono stati acquisiti un anno e mezzo fa, 2 anni fa, di cui sono tutti bene o male, si vede le condizioni in cui sono, andranno tranquillamente a perdersi, di avere dei danni, per riprenderli sarà impossibile, suppongo. Avevate già avuto danni nel 2016? No, ma ti ho detto, nel 1990, sto dicendo anch'io, nel 1990 vi è stato un alluvione fortissimo, e poi ha danneggiato, e come dicevo sempre poc'anzi, addirittura vi erano degli anziani, sono stati portati al primo piano, ci salvaguardati, presi di peso e portati al primo piano proprio perché andarli c'è di salvaguardare, e di cui i danni, realmente la paura stessa che hanno subito. Ma poi dopo c'è successo nel 2015, nel dicembre, nel novembre 2015, e nel gennaio 2016, di cui si poteva tentare di ricorrere un tantino ai ripari. Dicevo, se lei va a vedere il discorso del fiume che è cementificato, o si alzano delle spallette pure di salvaguardia, quello che sia la parte stessa del territorio delle case, per dare la possibilità oltretutto di dare l'acqua di defluire e pulire il torrente congiungendo le canne. Sorge la domanda: chi ha un'abitazione accanto a un torrente, a un vallone, conosce perfettamente il rischio in cui incorre? Il discorso è che va a monte, va pulito il torrente San Marco, va pulito in maniera doverosa perché i letti naturali dei fiumi, dei torrenti vanno lasciati liberi.